Eccoci, siamo di nuovo in onda con il nostro Instant Focus. Ci prendiamo una breve pausa dal racconto dei mercati che caratterizza la nostra TV, ma in un certo senso continuiamo a parlare di business e soprattutto le competenze, ecco, che servono per emergere nel mondo del lavoro, un mondo del lavoro che è sempre più complicato, che ha uno sguardo sempre più internazionale e quindi uno strumento essenziale per avere successo rappresentato dalla conoscenza delle lingue straniere. Come potete vedere anche dal nostro titolo, abbiamo voluto, ecco, una descrizione leggera in questo senso. Dove vai se le lingue non le sai? Con un bel punto di domanda, e la domanda la rivolgiamo naturalmente all'ospite che è venuto a trovarci qui oggi nei nostri studi, ovvero Carlo Maria Leardini, consulente della formazione aziendale Sales Business Partner di Fluentify. Benvenuto e grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei Valentina, buon pomeriggio. Bene, per inquadrare un attimo la situazione e dare anche una breve descrizione di che cos'è, di chi è Fluentify, è un'azienda leader in Italia per la formazione linguistica e in particolar modo la mission di questa realtà aziendale, ovvero quello di incrementare le competenze linguistiche dei dipendenti delle grandi aziende. Voi lavorate davvero con realtà e dei nomi molto grossi. Parliamo naturalmente di inglese, che è un po' l'esperanto insomma del mondo del business, ma parliamo anche in realtà di tedesco, di spagnolo, di italiano invece per chi lo vuole apprendere. E quindi ecco, diciamo che l'internazionalizzazione, la tecnologia e l'innovazione sono un po' i tre pilastri della vostra realtà. Ti chiedo innanzitutto come si integrano queste tre voci in Fluentify. Allora, partiamo dal fatto che il nostro è un DNA da sempre internazionale. Noi lavoriamo con tutto il mondo e siamo sempre stati abituati a vedere le realtà che si occupano di formazione come locali, e questo non aiutava le aziende che erano strutturate in una maniera importante ad erogare la formazione in maniera poi adeguata per tutte le loro persone. Attraverso quindi una struttura più ampia riusciamo a coprire molte più esigenze, e soprattutto attraverso una formazione su misura, anche se un po' abusato bisogna dire questo termine ultimamente, riusciamo a costruire un percorso metodologico formativo davvero adatto a tutti i livelli, perché poi dipende sempre da quanto un'azienda ha la possibilità di investire sulla formazione delle proprie persone. Noi operiamo su questo mercato da più di 10 anni, ma la vera svolta è arrivata all'inizio di questo 2023, poiché siamo entrati a far parte di un gruppo molto più grande che si chiama Voxy, e così facendo abbiamo potuto ampliare sia le nostre conoscenze sia la possibilità di lavorare con gruppi ancora più grandi. In questo momento serviamo come dipendenti d'azienda più di 5 milioni di persone nel mondo. Lavoriamo ovviamente tantissimo con l'Italia, anche se devo dire, poi magari lo approfondiremo, in alcune zone la formazione è ancora un tabù. Eh sì, assolutamente, è un tema da approfondire quello della formazione, non solo linguistica, ma dalla formazione a 360 gradi. Noi molto spesso parliamo di quella digitale, un po' un gap, quello che ci allontana dalla media europea. E voi appunto cercate questo gap di ridurlo, di colmarlo, anche perché in realtà, diciamolo, i dipendenti, ma non solo i dipendenti in generale, ecco, gli italiani hanno la fama di non conoscere molto bene le lingue straniere, a partire proprio dall'inglese, di avere quindi un po' di difficoltà nell'instaurare i rapporti, le relazioni anche a livello di business con una clientela invece sempre più internazionale. E quindi ecco, nel concreto che cosa fate a livello di formazione? Allora, noi nasciamo digitali, online, non abbiamo mai fatto corsi in presenza. Questo ci ha aiutato perché da un primo punto di vista possiamo essere così flessibili. Il dipendente non si deve mai adattare al corso d'inglese tutti i venerdì alla talora, per esempio, come si era soliti fare, ma può adattare la propria formazione in base a quelle che sono le sue esigenze. Dopodiché noi lavoriamo attraverso una piattaforma proprietaria, quindi tutti i dati sono in nostro possesso. Da una parte il dipendente sarà quindi messo nella condizione di fare le proprie lezioni quando vuole,
con l'insegnante che vuole, all'orario che vuole, anche agli orari un pochino più improbabili, ma dall'altra parte chi si occupa di monitorare il piano, normalmente le funzioni HR, potranno sempre tenere tutto sotto controllo. E quindi parallelamente andiamo perfettamente a capire dove va a finire questo investimento. Chiaro. Ecco, dalla descrizione che lei ha fatto, beh, emerge appunto una struttura proprio in linea con i tempi, quindi una struttura full remote con la possibilità di connettersi all'ora in cui appunto il dipendente studente preferisce. È una sfida questa, perché c'è anche un team appunto globale da formare e guidare anche proprio da remoto. Una sfida affascinante, ecco, come riuscite a gestirla? Verissimo, non è semplice. Come anticipato prima, noi possiamo lavorare full remote. Questo, da un certo punto di vista, ha richiesto dei processi ben strutturati, dei meeting ricorrenti affinché poi ci si potesse confrontare. Al tempo stesso non vogliamo che poi non ci si veda mai. Per esempio, proprio a marzo di quest'anno ci siamo visti globalmente tutti quanti a Bahia, in Brasile, per stare una settimana tutti insieme, da una parte divertirci. Avete scelto anche una bella località, diciamo. Sì, assolutamente, però dall'altra poi conoscerci meglio e poter lavorare. Tutti i nostri collaboratori comunque hanno la possibilità, qualora lo volessero, di andare in ufficio. Però devo anche dire poi, per alcune persone che mi stanno anche vicino nel team, la possibilità di lavorare full remote è stata veramente la svolta, perché magari da Milano si sono potuti trasferire in zone limitrofe o anche non limitrofe, migliorando nettamente la loro qualità della vita. Un altro aspetto che devo dire ci aiuta tantissimo è che poi questo tipo di modalità aiuta ad attrarre i migliori talenti. Noi non siamo più limitati al luogo in cui il collaboratore o la collaboratrice vivono, ma solo legati alle loro competenze. Poi che sia in India, in Italia o da qualsiasi altra parte del mondo, l'importante è che sia una risorsa di valore. Certo, e qui tocchiamo un altro punto davvero chiave. Noi abbiamo parlato spesso proprio con delle nuove forme di organizzazione del lavoro, anche se sotto questa categoria si cita soprattutto lo smart working, ma non è solo una questione di smart working, di dove uno offre la propria prestazione lavorativa, ma anche ad esempio al lavoro per obiettivi, l'essere sganciati proprio dagli orari e dai luoghi. Quindi insomma siete estremamente attuali, e purtroppo devo dire questa caratteristica non la si riscontra ancora in tante aziende italiane. Una curiosità mi è venuta parlando, chiacchierando insieme, perché abbiamo citato appunto diverse lingue straniere: l'inglese, il francese, il tedesco, l'italiano ovviamente per chi lo vuole apprendere ed è all'estero, ma ci sono delle nuove anche lingue che stanno prendendo sempre più piede. Mi viene ad esempio col cinese, l'arabo. Avete l'intenzione magari di ampliare il bouquet delle lingue da fornire? Assolutamente sì, noi cerchiamo di capire il mercato da che parte va e rispondere alle esigenze delle aziende con le quali collaboriamo. Bisogna dire che è un po' inflazionata questa ricerca, perché spesso si pensa che il russo, il cinese, l'arabo siano delle lingue che prenderanno il sopravvento. Noi vediamo che qualcosa si sta muovendo, ma siamo ancora indietro dal punto di vista proprio della richiesta aziendale. Sono più magari i privati che decidono di fare un percorso in questa direzione. Per parlare di dare qualche numero, solo sull'inglese e solo sul mercato italiano, noi eroghiamo più di 30.000 lezioni individuali mese. Subito dopo vengono l'italiano e il francese, poi il tedesco, poi lo spagnolo, il portoghese, e solo allora arrivano poi le altre lingue. Quindi, lo spagnolo, tra l'altro, scusa se ti interrompo, prego. Ma viene considerata la seconda lingua più, anzi non viene considerata, è a livello numerico la seconda lingua più parlata al mondo dopo l'inglese. Invece nella vostra classifica vedo che arriva un pochino dopo. Nella nostra classifica viene un pochino dopo, perché comunque anche i grossi gruppi con i quali collaboriamo, che magari hanno la loro sede principale in Spagna, hanno poi come lingua franca, scusate il gioco di parole, però proprio l'inglese. E quindi l'inglese rimane sempre la lingua più erogata. Devo dire che poi c'è molta attenzione da parte delle aziende italiane nel dare la possibilità di insegnare proprio l'italiano a persone che arrivano dall'estero. E subito sotto ho messo il francese, perché comunque noi come Fluentify lavoriamo moltissimo col mondo del lusso e della moda, e quindi va da sé che il francese
è una lingua molto ricercata. Certo, ecco, io sto pensando a quei dipendenti che si trovano a lavorare con un'azienda italiana e devono imparare la nostra bellissima lingua, ma anche difficile dal punto di vista grammaticale, quindi insomma c'è un lavoro da fare, ecco, Valentina, il congiuntivo, il condizionale. Mi permetto di dire che cioè, molto spesso capita di fare la battuta quando andiamo in azienda e raccontiamo che facciamo anche corsi di italiano, dove diciamo anche si spera non per gli italiani, non per gli italiani, anche se è una lingua magari complicata. Esatto, una ripetizione su qualche tempo in modo verbale ogni tanto ci starebbe. Bene, allora un'ultima domanda, perché stiamo ovviamente analizzando la situazione presente, ma ci dobbiamo proiettare nel futuro, già al 2024 e oltre. Ecco, quali saranno le tendenze, i trend proprio nel vostro settore, quello della formazione, del learning e del development, da qui in avanti? Allora, un punto fondamentale è sicuramente quello del microlearning. Le persone tendono ad avere poca attenzione negli ultimi anni, anche per come sono abituate attraverso i social, come sappiamo benissimo, e forse ne siamo le prime vittime. Quindi cerchiamo di lavorare attraverso dei contenuti brevi ma altamente coinvolgenti. Dopodiché abbiamo già introdotto un progetto legato al metaverso per far sì che le persone possano fare le proprie lezioni di inglese in un mondo virtuale altamente accattivante in questo momento, perché siamo ancora all'inizio, che però stimola soprattutto i C-level delle aziende. È un qualcosa che abbiamo già fatto provare ad alcune aziende con le quali abbiamo un rapporto stretto, diciamo così. Gli esperimenti da questo punto di vista ci stanno dicendo che sicuramente si andrà in futuro in quella direzione. E poi è molto importante parlare di intelligenza artificiale. Noi ad oggi abbiamo già all'interno della nostra piattaforma un sistema che, a seconda di alcuni test che vengono fatti, poi eroga solo i contenuti che sappiamo essere interessanti per l'utente, in modo tale da rendere tutto più divertente, concreto, e in modo tale che la curva di presenza costante poi la curva di presenza rimanga costante. Certo. nel corso dei mesi. È anche vero che siamo noi che diamo in pasto a questa intelligenza artificiale le informazioni. Certo. Quindi bisogna stare bene attenti a vedere con che cosa la si nutre. Certo, è un tema molto delicato. Ovviamente un tema molto delicato. Dall'altra parte, l'altro risvolto positivo della medaglia è che la profilazione delle esigenze dell'utente è sempre più precisa, con appunto i dati particolari di ogni singolo studente che vengono immessi nel sistema. Tra l'altro anche interessante la questione del metaverso, perché lei ha detto è un qualcosa che in questo momento interessa soprattutto i C-level, quindi i top manager, però sempre di più si dice che verrà introdotto poi nel sistema formativo delle università, delle scuole, per incentivare i ragazzi ad essere sempre più immersi nella formazione, perché un conto, faccio un esempio, è sentire parlare dell'impero romano, un conto è essere catapultati magari nel Colosseo. E quindi insomma vedremo se tutto questo prenderà piede. Noi lo monitoriamo costantemente proprio attraverso i nostri approfondimenti e i nostri forum. Io ringrazio moltissimo Carlo Maria Leardini, Sales Business Partner di Fluentify. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Grazie. Bene, si conclude qui questa puntata di Instant Focus. Naturalmente non la programmazione di Le Fonti TV, che continua, quindi mi raccomando, restate con noi.